Tisana Horeca 2, all'avanguardia, 31 nuovi prodotti, dolci e salati, tutti senza glutine, con meno carboidrati e più proteine vegetali, per aiutare la tua linea. Prova nei nostri centri qualificati il frutto della nostra ricerca scientifica, la nuova dieta, brevettata Tisana Horeca 2. I prodotti Tisana Horeca 2 ti aspettano nel centro benessere Sole Luna di Casinina di Auditore. Scegliete Tisana Horeca 2, pratica ed efficace, e soprattutto ricordate, non sono a dieta, sono in Tisana Horeca 2. Salucci, pasta fresca artigianale. A Casinina di Auditore vicino a Urbino, per info 0722 362635. Hai mai pensato alla rosatura come trattamento? Un lusso alla portata di tutti! Grazie all'azione di vapore e ozono e con la possibilità di strumenti personali. Arresta la calvizie e di addio a tutti i problemi di cuoio capelluto con i raggi infrarossi e prodotti specifici. La bottega del barbiere e stylist Alberto a Casinina d'Auditore. In un luogo particolare tra le fabbriche della zona industriale di Casinina di Pesaro sorge l'Oasi della Pace di Santa Rita, un luogo per un'esperienza che dona pace e serenità, come la partecipazione ogni 22 del mese alle 20:30 ed ogni domenica pomeriggio alle 16:30 al Santo Rosario e preghiera di Santa Rita, dedicato a tutti gli ammalati. Sempre più fedeli che testimoniano benefici nel corpo e nello spirito raggiungono questo posto fonte di grande serenità e spiritualità. Informazioni al 335 80 94 107. Visita il sito www.amoreperilsignore.com. Lei ha curato questa mostra, la mostra micologica qua a San Sisto. Quali varietà troveremo quest'anno e troviamo quest'anno nei boschi del Pesarese? Dunque, a questo punto non c'è una grande varietà di funghi perché non è piovuto molto, però siamo riusciti a trovarne quasi 230 specie, non ricordo il numero, saranno 228, 229 specie. In quali boschi? Dappertutto, sia sotto conifere, nel Monte Carpegna dove c'è, e a Sant'Alberico dove ci sono conifere, sia qui dove ci sono latifoglie, nel parco del Sasso Simone Simoncello, dove ci sono querce, castagni e quant'altro. Inoltre, oltre ai funghi, sono state trovate alcune specie di tartufo, che fanno soprattutto sotto pioppo e salice. Quali varietà di funghi abbiamo trovato quest'anno che solitamente non sono tipiche di questi boschi, invece quali tipiche non le abbiamo potuto trovare? Dunque, c'è sempre qualche qualità, qualche specie che non si trova, ma non perché sia rara, perché il momento è particolare. Se magari veniamo fra una settimana, il Cortinarius collinitus si trova in quantità esagerate, oggi non l'abbiamo trovato, però è comune, quindi è difficile rispondere a questa domanda. Ci sono comunque già delle specie commestibili buone, come l'ovulo buono, i porcini, sono più specie porcini, c'è Boletus aereus, Boletus edulis e Boletus reticulatus, ognuno con una propria caratteristica ma simili dal punto di vista gastronomico. La stagione è appena iniziata, fino a quando potremo cercare e trovare funghi nei nostri boschi? Dipende dalla pioggia che scenderà e dal freddo che farà. È chiaro che quando comincerà a nevicare, che può essere a metà ottobre o fine novembre o anche a dicembre, si possono trovare tante varietà, perché poi di funghi non ci sono solo quelli commestibili, ma anche quelli che si studiano. E quindi praticamente ce n'è in tutte le stagioni, escluso quelle più calde, tipo luglio-agosto. Ecco. Io faccio parte del gruppo micologico Avis di Bologna, che è un gruppo molto attrezzato,
col quale abbiamo quest'anno rinnovato anche dal punto di vista estetico la mostra, con i cartellini nuovi, con i nomi attuali, perché i nomi cambiano molto in fretta, i nomi dei funghi. E siamo qui come appunto gruppo micologico, abbiamo l'appoggio della Proloco e del gruppo micologico di San Sisto, che ci aiutano logisticamente, e quest'anno diciamo che l'aspetto è anche molto più gradevole che negli anni scorsi, perché c'è, come vedete, una coreografia di piante abbastanza bella, insomma, gradevole. In attesa del mezzo secolo di questa festa, la festa micologica regionale del fungo di San Sisto, la 40ª edizione si sta concludendo. Risiero Severi, un po' la macchina organizzativa da sempre, come un primo bilancio di questa festa? Vediamo un gran bel fungo in mano, quindi positivo. Sì, ecco, come dicevi, ancora non è finita perché c'è mezza giornata, però fino adesso siamo più che soddisfatti, anche il tempo ci ha sostenuto, a parte ieri due gocce, però ieri sera ha rovinato un po' sti ragazzi che hanno fatto le cantine, però il resto molto soddisfatti, un sacco di gente a degustare i nostri prodotti. E così un po' la preparazione, quest'anno è la 40ª, ci stiamo anche organizzando perché la 50ª vorremmo veramente fare una cosa che rimane impresso ai cittadini. Già. Una grande festa, poi il binomio fungo, fungo di bosco e legume di San Sisto è imprescindibile, ormai sempre amato da tutti quanti. In questa edizione quanta gente c'è stata? Ma adesso quantificare il numero non so, ma... Pensiamo che 5-6 mila persone ogni festa abbiano girato dalla mattina alla sera. Vedi, anche una mostra anche abbastanza ricca, dove c'è quasi 250 specie, molto belle. Quest'anno poi abbiamo anche rinnovato sia gli spazi alla mostra che a tutta l'informatica per dare ai cittadini, perché l'idea nostra è quella che la gente deve venire a visitare la mostra per conoscere i funghi, per andarli a raccogliere, però noi invitiamo a raccogliere solo quelli commestibili, il resto bisogna lasciarlo sul bosco perché sono utili alla vegetazione e anche alla nostra salute. Solo quelli commestibili e con il patentino, con il tesserino dei cercatori di funghi, perché dobbiamo conoscerli ed essere sicuri. La consapevolezza aumenta, lo vediamo dai dati maggiori, quindi ricordiamolo che a San Sisto il fungo e il legume buono, possiamo trovarlo, possiamo dire, tutto l'anno. Sì, ecco, vedi, quello dei tesserini è obbligatorio da 20 anni, ci vuole, perché ci vuole il tesserino, una cosa. Noi da 4 anni abbiamo anche fatto riprodurre ai nostri agricoltori i legumi, che stanno andando abbastanza bene, anche qui all'interno della festa ne abbiamo venduti parecchi, adesso cominceremo a fare una campagna, anche una serie di iniziative di queste cose. Adesso facciamo una serata, la pizza alla matriciana solidale, e con questa anche una pizza con i legumi. Invitiamo tutti ad essere presenti. Risiro, che fungo è questo? Questo è un porcino, un boletus. Boletus? Nero, i migliori che ci sono. Del bosco di Sisto? Sì, della zona, sì, ci sono dei commercianti che vendono. Quanto va questo, lo possiamo dire, lo sappiamo quest'anno. Questo, mi sa che le vendono 20 euro al chilo. Da dove venite? Da Pesaro. Pesaro. Pesaro a San Sisto a mangiare il fungo. A mangiare il fungo, ci piace il fungo, come a lui. Tagliatella col fungo e peolenta col fungo. Com'era? Ah, buonissimo, buonissimo. La rossa è migliore. Rimane a San Sisto? Rimango a San Sisto. Sì, dormo anche stanotte qua. Se no, domani ci torno a casa a lavorare. Sai che dispiacere a Pesaro che non ti avranno più. Molto. Ti stimuscini da fastidio comunque. Stimuscini qua da fastidio. Il contorno, provare il contorno. La bottiglia rossa, ragazzi, micidiale. Tornata a San Sisto. Vai Zanna!